E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Altech 23, la tecnologia smart di tutti i giorni. Quanti di voi si sono trovati a prepararsi per uscire a fare un bel giro in bici? Giornata splendida, prendiamo la nostra bici, usciamo di casa e ops, ci accorgiamo che la ruota è sgonfia. E ciao ciao giro in bici, almeno che non abbiamo qualcosa per gonfiare le ruote, ma non vogliamo sporcarci le mani, non vogliamo sudare per gonfiare le ruote, allora ci viene in soccorso lui, questo fantastico gadget smart della Xiaomi. È un compressore portatile con power bank incorporato, quindi non abbiamo bisogno di energia diciamo esterna per poter farlo funzionare. Basterà semplicemente fare questo gesto, lui si attiva in automatico. Fantastico. Qui abbiamo la possibilità di andare appunto ad avvitare quelle che sono le varie valvole per la macchina, la bici. In confezione troviamo anche lo spillino per gonfiare vari palloni, oppure gli adattatori per i diversi tipi di attacco per quanto riguarda il motorino, la bici, la macchina e quant'altro. Bella anche l'idea di inserire, come vedete, un LED sulla parte superiore. Nel momento in cui stiamo andando ad operare al buio, basterà premere il pulsante apposito e i giochi sono fatti. Abbiamo delle diverse modalità già preimpostate per quanto riguarda appunto l'utilizzo su bici, su moto, su macchina o per andare a gonfiare dei palloni, oppure abbiamo la possibilità di andare a regolare manualmente la pressione desiderata. Non è un compressore professionale, quindi full minimo per quanto riguarda il raggiungimento della pressione desiderata. Bisogna avere un po' di pazienza, ma lui il suo lavoro lo fa tranquillamente, dalle auto, le bici, a qualsiasi cosa vogliamo gonfiare. Sul manuale di istruzione, ma anche sui vari siti, viene proposto anche l'utilizzo per gonfiare materassini o cose del genere. Beh, io lo sconsiglio, ci ho provato. E farà notte e voi ancora siete lì a gonfiare, perché lui sì, non manda moltissima aria all'interno, però è molto potente, quindi riesce a raggiungere la pressione desiderata. Io lo sconsiglio per gonfiare un materassino o un canotto addirittura, ma per quanto riguarda tutto il resto, quindi dalle ruote, delle bici, scooter, moto, macchine, va benissimo gonfiare i palloni, ottimo. Sulla parte posteriore troviamo lo sportellino per la ricarica. Purtroppo è uno spinotto micro USB, la ricarica molto lenta. La batteria dura tanto, riuscirete tranquillamente ad utilizzarlo tantissime volte senza doverlo ricaricare. Un po' pesantuccio, però diciamo le dimensioni sono abbastanza contenute per il prodotto che è. Lateralmente troviamo appunto le prese d'aria anche sulla parte posteriore. Viene venduto insieme a questa pratica sacchetta, dove all'interno troviamo gli adattatori che dicevo poc'anzi, ovvero lo spillino per andare a gonfiare dei palloni e l'adattatore per le varie valvole anche della bici. Semplicissimo, basta sganciare, avvitare. Siamo pronti per andarla ad utilizzare su una bici o su una macchina, oppure mettiamo il nostro spillino e andiamo a portare a pressione un pallone. Rumorosità, eccola qua. Non vi consiglio di utilizzarlo di notte, magari in un condominio, però all'aperto di giorno non ci sono assolutamente problemi. E niente ragazzi, spero di esservi stato utile. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno. Anche per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima recensione o unboxing o curiosità dal mondo smart e tecnologico. Ciao a tutti ragazzi, ciao!